nelle puntate precedenti la recensione di Storie della tua vita. L'episodio di oggi invece è una bomba perché finalmente parliamo di Arrival, il film di, ho fatto i compiti, Denis Villeneuve. Vi posso dire con viva e vibrante soddisfazione che Arrival è il film di fantascienza più bello del 2016 e un gran film, un filmone. Cosa in realtà non semplicissima, nemmeno per Denis Villeneuve. E qui lui fa la magia, ovvero prende il grande racconto di Ted Chiang, che però a ben vedere non è che sia proprio cinematograficissimo, fa quello che ormai quasi più nessuno fa, dannazione. Adatta, tradisce la fonte originaria per renderla più efficace sul grande schermo. Un po' semplifica la situazione, più che altro perché tutta la suspense del racconto di Ted Chiang derivava anche dall'utilizzo di alcuni tempi verbali, di alcune alternanze e la divisione in paragrafi del racconto, una cosa che ovviamente non si può fare sul grande schermo, con una grande eleganza formale e stilistica che ormai gli conosciamo. Ma che non era detto sapesse mettere a servizio del genere fantascientifico. Tutta la storia degli alieni, che è trattata in modo molto realistico, non Independence Day, gli eroi americani che salveranno il mondo, ma oh cazzo, ci sono gli alieni e mo che facciamo? È trattata in maniera squisita, un po' come se fosse ai lati dell'azione, eppure sentiamo la tensione crescere. E intanto che fa questa cosa, senza che noi ce ne rendiamo conto, crea quella struttura circolare che darà senso e significato attraverso le immagini e non attraverso gli spiegoni, viva Dio, a tutta la storia e a come cambierà la protagonista della storia. E vediamo quindi Amy Adams, che dà una performance incredibile in questo film. Lei, tra l'altro, ha avuto un'annata ottima, che sfortunatamente non le porterà l'Oscar che magari stava cercando appunto con questa doppia uscita, Animali Notturni e Arrival. Molto gradito una cosa che mi porta a fare un paragone con uno dei due film che mi hanno ricordato di più per somiglianza e vicinanza stilistica questa opera di Villeneuve, ovvero Gravity. È difficile non fare un paragone tra la Louise di Amy Adams e l'astronauta di Sandra Bullock, perché sono entrambe scienziate, hanno entrambe una mente molto matematica, molto analitica, appaiono un po' fredde, molto professionali e soprattutto vengono entrambe introdotte in maniera davvero inconsueta e rara. Sono donne, ma non hanno i classici attributi che Hollywood sente proprio bisogno fisico di appiccicare a ogni donna che appare su schermo: moglie di, madre di, figlia di. Gravity potrebbe sembrare uno dei primi film di questa supposta ondata femminista hollywoodiana perché ci sono quattro protagoniste, ma in realtà, a ben vedere, si fonda su un twist che prevede una giustificazione dell'antipatia della sua protagonista. Poveretta, era diventata madre, ma la sua maternità è stata negata dal destino avverso e quindi lei è un po' stronza, ma si capisce. E Arrival non fa, per fortuna, assolutamente un errore di questo tipo, pur gravitando in tematiche molto simili e per adattamento cinematografico avvicinandosi ancora di più rispetto alla sua fonte, a il film di Cuarón. Però, e qui arriva proprio il miracolo, Amy Adams non smette mai di essere un personaggio sostanzialmente introverso, ma non in senso negativo. Acquisisce poi durante il film ora le sembianze del love interest, ora quelle materne di una madre premurosa che ama moltissimo sua figlia, ma non smette mai di essere una linguista eccezionale che sta aiutando l'umanità a fare i conti con una razza aliena che è una delle più, come dire, veramente autenticamente aliene, imperscrutabili, non solo nella loro lingua che viene via via decifrata, ma proprio nelle intenzioni. Riesce a intrappolare in qualche modo l'impossibilità fino alla fine di capire cosa passa per la testa degli alieni. Però è un film anche con una certa tensione, ma mai negativo o ansiogeno. Si percepisce che la tensione della protagonista è innanzitutto quella di tentare di capire, di non travisare la lingua e le intenzioni degli alieni, mentre tutto intorno a lei, tutto al di fuori della comunità scientifica, la preoccupazione spesso infondata e spesso che porta a dei casini micidiali è che gli alieni ci vogliono fare il mazzo, ci vogliono ammazzare o vogliono favorire parte dell'umanità rispetto all'altra. E anche questo è assolutamente fantastico, perché se ci pensate, buona parte dei film di fantascienza partono con un incipit in cui
Uno scienziato fa una mega giga cazzata atomica che mette l'umanità in pericolo e quindi arrivano gli alieni o parte una distopia o il morbo virus mortale. In questo caso no. Allora, ha una grossa limitazione premessa. Se per voi il genere alieni arrivano dallo spazio sulla Terra in maniera inspiegabile equivale a horror, thriller, azione, allora non è il film per voi. È un po' più vicino nello spettro, diciamo, a 2001 Odissea nello spazio per ritmo che ha Independence Day e District 9. Un difettuccio che si può trovare, che a ben vedere non è neanche un difetto in sé per sé, è una cosa che mi ha lasciato stupita un po' in negativo, è come a livello visivo peschi, ma altro che a piene mani, da quell'immaginario fantascientifico spaziale che è entrato inconsciamente in noi con Interstellar, soprattutto nelle fasi iniziali, quando ci sono queste riprese del Montana, dell'astronave, beh no, quando si entra la parte che non c'è nel racconto ma che è fantastica, è anche un po' autocompiacimento registico, ma va bene così, all'interno dell'astronave lì è proprio 2001 Odissea nello spazio da tutte le parti, con questa musica di Johansson, non so bene come si pronunci, che a parte che è evidente che è sua perché questa elettronica che ti mette ansia e un po' riflessiva è palesemente sua, ma che proprio mi urla film fantascienza con gli alieni, ma in maniera positiva. Ok, a parte tutto questo, quando ci sono queste distese di erba infinite, queste riprese da dietro della nuca di Amy Adams con questo vento che le scompiglia i capelli, con questi colori freddi, oh, io sentivo un profumo di Interstellar, film che ha dei buoni spunti, ma che è di molto inferiore a questo, per il semplice motivo che Nolan a un certo punto gli sfugge tutto, spracca, è troppo lungo, si perde un po' nella spiegazione di se stesso, mentre qui non ci sono spiegoni, è tutto essenziale, ridotto al minimo, come quei design ultramoderni, scandinavi, bellissimi, anche se fatti di pochissime linee, perché sottintendono un mondo. Ecco, questo è Arrival. Però mi è stupito molto che Villeneuve non abbia tirato fuori un'estetica sua, una cosa che io un domani riconoscerò come un profumo di Arrival, rimarrà sempre un profumo di Interstellar. Il difetto vero e proprio del film, l'unico, lo si notava fin già dalla locandina o dal trailer. Jeremy Renner. Io quest'uomo proprio trovo che abbia l'incredibile capacità, piuttosto rara peraltro, di banalizzare ogni singolo personaggio che interpreta. E in questo caso non si sfugge. E questo è quanto avevo da dirvi su Arrival. E ci rivediamo presto per parlare di altri film. Io non credo sia possibile, ma speriamo di sì, altrettanto entusiasmanti. A presto!